Siamo nel favoloso Kirghizistan, una terra fantastica dal punto di vista panoramico. E ci sono veramente delle cose assolutamente mozzafiato che poi sono state raccontate anche in altri video. Però prima di arrivare a Tasharabat, il mitico caravanserraglio che ospitò nella via del Sita numerosi mercanti proprio ai confini con la Cina, passiamo attraverso un paese, una cittadina che si chiama Albasi. Non so la pronuncia. Comunque vediamo sulla destra del nostro percorso un cimitero e decidiamo chiaramente di andarlo a visitare. Ecco, parlare di cimiteri di una cultura, di una religione diversa da quella che mia di appartenenza, sinceramente non me la sento, anche perché sarebbe oltremodo irrispettoso nei confronti di delle persone che lì riposano e anche delle culture. È una cosa che sì, qualcosina si sa anche delle subculture del mondo musulmano, ma in termini assolutamente generici che non vale nemmeno la pena di andare a raccontare in questo video. Vediamo questo cimitero sulla destra, lasciamo le macchine, facciamo una salitina, eccetera, e cominciamo ad approcciarsi alle tombe. Le prime sono abbastanza importanti, sono le tombe di tipo abbastanza monumentale, non si capisce molto bene cosa c'è scritto. E la cosa che salta subito all'occhio è che tutto il cimitero non ha recinzioni. Ci sono tombe di tanti tipi diversi, sono tombe di persone normali e molto spesso guardando la tomba si riesce anche a vincere il tipo di lavoro che faceva la persona in vita. Particolarmente commovente è anche, e lo si vedrà poi dalle foto, vedere la struttura delle yurta, delle tende dei nomadi che sono appoggiate sopra al luogo di sepoltura, quasi come se fosse sostanzialmente una casa, un luogo di dimora. Chiaramente non ci sono le tende, non ci sono i filtri, eccetera, ma comunque la struttura fa capire esattamente anche il senso della cosa che vogliono fare le persone che hanno proceduto alla sepoltura nel realizzare una casa per il defunto. Il posto è particolarmente panoramico, si vede a quasi 360 gradi, siamo ai confini con la Cina. Il posto è, come direi quasi tutti i cimiteri, è particolarmente suggestivo. Insomma, io credo che siano di città, che siano poi di qualsiasi altra forma, e i cimiteri si inducono poi in ogni caso sempre la riflessione. E questo qua in maniera un po' particolare, anche se non si trova da nessuna guida, non si trova da nessuna parte, nessun accenno a questo cimitero, anche perché di fatto è un cimitero come potrebbe essere tanti altri che abbiamo visto lungo la strada, soltanto che questa volta abbiamo deciso, prima di arrivare alla cola a Tasharabat abbiamo tempo e andiamo a vedere questo cimitero. Eccolo, buona visione. Thank you.